sono spostato dalla città più grande del Marocco, ovvero Casablanca, e sono venuto a visitare la capitale del Marocco, nonché la seconda città più grande. Si chiama Rabat. È una città al centro tra un fiume e l'Oceano Atlantico. Adesso ci spostiamo, ci andiamo via dal nostro albergo e andiamo a visitare la Medina, che è la parte più storica. Rabat è una città che si può visitare fondamentalmente in uno, anche in 2 giorni è più che abbastanza, quindi dirigiamoci e andiamo a conoscere le sue bellezze. In questo momento sto passando per la Medina di Rabat, assomiglia molto alle altre che abbiamo già visto a Casablanca, a Marrakesh, con l'unica differenza che è molto più organizzata, molto più pulita, quindi è una situazione molto più elegante per venire a fare dello shopping e per venire a visitare delle stradine centrali, mentre invece a differenza a Marrakesh è una bolgia infernale con motorini, macchine che ti saltano addosso, non si capisce niente. A ovest della Medina di Rabat troviamo la Casbah de Youdaia, la prima popolazione marocchina che è venuta a vivere a Rabat nei tempi antichi. E alle mie spalle non c'era niente costruito, ma c'era solo il fiume e il mare e probabilmente qualche casa di pescatori che vivevano in zona. Al giorno d'oggi è una delle attrazioni turistiche più belle e credetemi, ne vale realmente la pena visitarla. Il giro della Casbah è terminato, vi abbiamo fatto vedere questi vicoletti bellissimi e le circa 3000 persone che vivono qui sono molto gentili e si respira un'atmosfera molto familiare, questa è la cosa più bella. E siamo arrivati nella città nuova attraverso questo viale che si chiama Viale Hassan 2. Alle mie spalle troviamo la torre di Hassan che faceva parte di una grandissima moschea costruita nel 1195, una delle più belle del Marocco, proprio purtroppo nel 1755 il terremoto l'ha distrutta e per mantenerne la bellezza hanno deciso di tenere questa torre alle mie spalle. Che il nostro giro a Rabat è finito per oggi, andiamo a mangiare una cosa e torniamo in albergo per un po' di relax, perché vi ripeto nuovamente che Rabat in una giornata, la parte turistica, la parte centrale, si può visitare tranquillamente. Incastonata tra le colline a 350 metri sul livello del mare, troviamo la città imperiale di Fez, famosa per avere la medina più bella di tutto il Marocco e anche eletta patrimonio dell'UNESCO. Entrando a Fez ci si può perdere tra l'intreccio di 9000 stradine e tra tutti i vari mercati di tappeti, lavorazione dell'ottone e la lavorazione delle pelli, che ancora oggi vengono trasportati sopra gli asinelli. Siamo arrivati nel punto di interesse più bello e particolare di Fez, una cosa che non avevo mai visto, una conceria a cielo aperto al centro della Medina, di una delle città più belle che possiamo trovare in Marocco. Alle mie spalle vedete varie vasche, vengono inserite le pelli degli animali dentro una vasca con la candeggina per pulirle da tutte le impurità, poi ci sono altre vasche dove stanno tutti gli escrementi dei piccioni che servono sempre a pulirle e a disinfettarle. Non so come sia possibile, però mi stanno spiegando così. Lì un rullo che si muove una continuazione per stendere le pelli e renderle molto più leggere. L'unica cosa Abbiamo una mascherina, ti danno della menta quando entri perché la puzza è veramente insopportabile, anche se da un poco ti ci abitui. Continuiamo il tour. Anzi, la puzza è diventata veramente insopportabile che adesso ci troviamo alla parte più bassa della conceria, nonché quella centrale, dove si vedono tutte le vasche dove fanno la colorazione delle pelle. Gli odori più forti vengono dagli escrementi degli uccelli e di tutti gli animali che vengono lasciati qui nelle vasche. Vedete? Tutti i colori diversi. Non dimenticatevi che qui siamo al centro della città antica di Fez. Usate la mascherina, ma è improponibile stare qui senza. Adesso ci stiamo spostando verso un'altra sezione, una sezione dove le persone lavorano con i guanti e la... Aspettate, devo mettere la mascherina. Ho quasi rischiato di rimettere dalla puzza. Stiamo spostando verso un'altra sezione dove per lavorare le pelli in modo diverso usano degli acidi. Questi acidi vengono usati per distruggere le fibre della pelle ed ottenere delle tipologie diverse. Queste vasche, a differenza delle altre, sono completamente bianche. Adesso ci dirigiamo verso l'altra direzione. Ricordatevi che queste avventure fantastiche le trovate solo sul canale di Loud Travelers. Ogni vasca ha un odore differente, quindi vi lascio immaginare la scienza dei profumi che si respira in questo posto. Ma la cosa più bella, guardate qui, all'interno della mascherina ho la menta per darmi un po' un odore diverso e rinfrescante. A proposito, c'è gente che vive qui, le persone che lavorano nelle concerie vivono e lavorano qui in queste casette. Questa è la seconda sezione di cui vi spiegavo, con le vasche tutte bianche, ed è ammoniaca naturale fatta da tutti i prodotti dei resti degli animali. Siamo arrivati all'ultimo processo, il rullo. Le persone stanno lavorando all'interno del rullo che con l'acqua sciacqua le pelli da tutti i processi che hanno subito in precedenza, fino ad arrivare allo step finale dove si trovano queste vasche con tutta la pelle ormai ferma dentro, a mollo in delle acque particolari. Finisce il processo e le stende qui al sole. Poi queste pelli verranno prese e con i asinelli, come ci diceva prima Adriano, verranno trasportate nei vari negozi della Medina di Fes. Processo bellissimo, una cosa molto particolare. Dai, usciamo fuori da qui, è tempo di respirare un po', bere un bel caffè e riprenderci. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale. Perla blu del Marocco. Questa città si chiama Chefchaouen ed è la città più bella del Marocco settentrionale, ma probabilmente si dice di tutto il Marocco. La nona destinazione di questo lunghissimo viaggio alla scoperta delle bellezze di questa nazione. Chefchaouen è caratterizzata da due colori principali. La città è interamente dipinta di bianco e di blu. Ci sono tre leggende che spiegano il perché questa città sia di colore blu, ma non si sa se sono vere oppure no. La prima si dice che gli ebrei fuggissero dall'inquisizione spagnola. Nel fuggire abbiano pittato tutta la città di questo colore. Un'altra leggenda dice che sia stato pittato tutto di blu per scacciare le zanzare e renderla una città più tranquilla. E il secondo è perché ricordi un po' i colori del mare. Vi porto a vedere dove le persone del posto vivono. Ci sono questi archi molto bassi dove si deve passare al di sotto e qui non facciamo casino, entriamo i nuovi dialetti dove le persone ci abitano. È strettissimo e super caratteristico. E guardate com'è bello tutta questa colorazione di blu intorno. Deve essere una figata vivere in un posto al di sotto delle montagne completamente blu. Sembra di essere in un film della Walt Disney. Volevo dire una cosa di Chefchaouen, è molto piccolo, è tutto concentrato al centro nella Medina, quindi in una giornata potete visitarla tranquillamente, però vi consiglio di passarci la notte, perché la notte con quelle montagne e queste luci e il tramonto è tutta un'ambientazione magica, quindi passateci almeno una notte. Se è la mia ultima destinazione, perché poi domani mi sposterò a Tangeri, dove prendo l'aereo e volerò a Valenza. Ci troviamo nella piazza principale. La piazza principale non è grandissima, ci stanno questi bar con queste terrazze e queste viste fantastiche su tutta la città blu. A parte questo non c'è tantissimo da vedere, tutte le persone anziane che stanno qui giocano a carte, fanno due chiacchiere. Per la vacanza in Marocco ho scelto di fare 3 settimane alla scoperta di tutte le città, partendo dal deserto fino ad arrivare a Tangeri, allo stretto di Gibilterra con la Spagna. Però è veramente tanto, perché il Marocco può essere vario, tante città diverse, però i punti in comune sono quelli, le medine sono quasi tutte uguali, i pezzi di artigianato che vendono sono uguali, quindi vi consiglio un massimo di 14-15 giorni per visitare tutte le città, che sono quelle più belle. Casablanca e Rabat sono i centri più commerciali, sono città grandi, quindi non c'è tantissimo da vedere, però per tutte le altre ne vale la pena. Tra le mie preferite possiamo trovare il deserto, quindi vi consiglio assolutamente Merzouga, vi consiglio Marrakesh, non più di 2 giorni, perché essendo un posto molto turistico le persone vi fanno esaurire, vi fermano ogni 2 secondi per vendervi l'impossibile, anche a darvi indicazioni insensate, senza alcun senso. E un'altra delle città che vale realmente la pena visitare è Fez, per la Medina più bella del Marocco, e Chefchaouen, perché è completamente diversa da tutte le altre città con tutti questi paesaggi blu. Quindi un saluto, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ragazzi, un altro video sul canale di Loud Travelers è terminato. Mi raccomando, se vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, un commento facendovi sapere cosa ne pensate del Marocco, e soprattutto iscrivetevi al canale per le prossime avventure. Ciao a tutti!